distante. Ciao Mara. Ciao a tutto lo studio, l'orchestra. Complimenti per il ballo di ieri, eh? Hai visto? Complimenti, siediti, ma, accomodati. Ma che partner meravigliose. Ma meravigliose, però avevano studiato danza loro. Sì, l'ha anche detto Claudia, no? Sì, tutte e due. Anche Nicola a scuola, e poi Nicola da giovane, con la pancia, da ragazzina. Che bello. Momento bellissimo. È stato un bel momento, ma sai che abbiamo ricevuto dei messaggi stupendi da persone, come si può dire, insospettabili? Tipo? Ma Tony Renis. Ma sai che sta a casa da 8 mesi, Tony Renis? Ah, non lo sapevo. Sono 8 mesi. Tony, grazie del bellissimo messaggio che mi ha mandato. Tony ed Elettra stanno a casa da 8 mesi, io lo sento regolarmente, perché hanno paura del Covid. Sono 8 mesi che stanno dentro casa, non sono mai usciti. Addirittura si fanno consegnare la spesa fuori dalla porta. Un bacio, zio Tony. Ciao Elettra. Tony, grazie, mi ha mandato un messaggio stupendo, bellissimo. Senti, come va? Come stai? Bene, bene, ma poi dopo la serata di ieri, veramente una bella, bellissima serata. E vedrai che pomeriggio ti faccio passare. Sicuramente. Amore no, della tu hai zia. Detto, spero sia una bella intervista. Mi auguro, sai, io ho sempre paura. Da te o da me? Da me, cioè voglio che tu... Io voglio sempre che metto a posto il microfono perché messo... Allora, la cosa che più amo nelle mie interviste è che l'ospite vada via... Cioè mi auguro sempre che l'ospite vada via soddisfatto, no, contento di essere stato. Io sono già arrivato soddisfatto. Sei già arrivato? Io sono già arrivato soddisfatto. E allora faremo i fuochi d'artificio. Vediamo, dai. Intanto parto da dove ci siamo lasciati. Qualche anno fa, io e te. Parlo dal punto di vista... televisivo, perché poi nella vita ci si incontra, la scuola dei tuoi figli, di mio nipote, siamo viste tante altre volte con tua moglie Eleonora, però dal punto di vista televisivo ci siamo visti poco, ma quasi mai, quasi mai. Tu forse, ti ricordi? Io forse qualcosa mi ricordo, non so se è la stessa che vedremo. Amore, adesso ti faccio vedere tutto. Che hanno... Beppe Fiorello, i patti chiaro, benvenuti a Domenica I, mi piace molto questo gruppo, mi piace la canzone, non ci sto, perché quando uno non ce lo sta, non ce deve sta, o no? No, beh è giusto così. Grazie veramente di cuore, grazie a te, a lei, poi ci diamo del lei, di tu, del tu. Ma diamoci del tu con quello che c'è stato tra di noi, no, scusa. No, adesso fai finta quasi non conoscermi. No, ci conosciamo da te. No, ma non devi essere imbarazzato. Così? Va bene, cara. È un allora, mio amico carissimo, al quale voglio molto bene. Bello, bello, bellissimo, un bellissimo ricordo di, di quel gruppo, di quel momento, vivevo a Milano. Ecco, partiamo da lì. Quello è Milano degli anni 90, metà anni 90. Che ragazzo eri, Giuseppe? Come hai visto, mi hai subito messo in una situazione dove la mia timidezza è esplosa in un secondo, lì sarò diventato rossissimo. Ero molto timido, sono ancora timido, insomma, più sicuro di me, sono un uomo, un padre di famiglia, insomma, oggi, ma ho più sicurezza. Allora che ragazzo eri? Ero molto timido, cercavo una direzione. Ecco. Guarda, qualche mese dopo questa esibizione, quel periodo con quel gruppo I Patti Chiari che ho amato tantissimo, quel progetto discografico, mi trasferì per un periodo a Riccione, sempre per seguire il mondo della musica, la produzione musicale, ma anche una musica molto particolare, ricercata. A un certo punto mi ero appassionato dell'underground, della musica, dei dischi, le discoteche, i locali, frequentavo e sono ancora amico, ne cito uno soltanto, di Claudio Coccoluto, uno dei più grandi DJ italiani al mondo, perché mi aveva trasmesso una passione per quella musica lì. E allora, mentre ero in questo mondo della musica, una persona mi ha cambiato la vita. Le persone possono cambiarti la vita, gli incontri. Mi trovavo in una libreria molto particolare, moderna, di Riccione, una libreria bar, si facevano gli aperitivi, si potevano leggere i libri, famoso, si chiamava Block 60 del mio amico Oscar. Ero lì e ascoltavo una voce narrante di un giovane ragazzo, intervistato da Daria Bignardi, dentro sì. questa libreria, che raccontava il suo libro che era, credo, appena uscito. Mi incuriosisce questa voce, mi avvicino, mi siedo tra le persone che ascoltavano e ascolto il racconto di questo ragazzo. La stessa sera, la stessa notte, questo ragazzo mi porta in giro per locali. Andiamo in giro per locali con i miei amici, i suoi conoscenti, forse c'era anche Daria Bignardi, e ci conosciamo, ci frequentiamo per tutta la notte e lui mi dice: oh, domani vieni a Roma con me, ti faccio fare un provino per un film che Marco Risi trarrà da uno dei miei racconti, L'ultimo Capodanno. Quel ragazzo era Niccolò Ammaniti. Ma dai. Era Niccolò Ammaniti, ancora... diciamo, non era le prime scritture, le prime armi, no, ma non era così noto. Adesso è uno dei più grandi scrittori italiani certo. al mondo. Però pensa... Inizialmente dissi no, mi piace la musica, voglio seguire la musica, voglio stare qui a Roma. Lui mi disse no, vieni perché hai proprio l'aspetto fisico, i caratteri fisici perfetti per fare uno dei miei personaggi. Tale Gaetano Malagozza. Che c'era Monica Bellucci, no? Nell'ultimo Capodanno. Me lo ricordo, fu il mio primo bene. Film. Partì per Roma e cambiò la mia vita, quindi io devo un grazie a Niccolò e a Marco Risi. Ma è incredibile come una voce, no? Tu sei stato attratto dalla voce. Potevo uscire da quel locale e andare, non so, a prendere un caffè da un'altra parte, potevo non entrare in quel bar e forse oggi non sarei qui a parlare di serie televisive, di... Io avevo, doors, ho no? sempre avuto il sogno del racconto. Non era ancora chiaro, fino a quell'età lì, io non ero però ancora... lì eri un ragazzo... che aveva voglia di far sì. un po' casinaro, diciamo. Sì, un casinaro controllato rispetto all'altro casinaro. Quello è casinaro proprio di DNA, diciamo, scientifico. Forse le vostre radici, da dove siete partiti. Io sono un casinaro, no, casinaro no, però insomma mi divertivo, mi sono divertito. Ti divertivi molto. Sì, a cercare anche la mia passione, la mia direzione. Ma non avevi mai pensato di far l'attore? No, Beppe? Ci pensavo, no, avevo chiara una cosa, io volevo raccontare storie, non capivo bene come, quale sarebbe stata la formula. Potevi anche essere uno scrittore. Potevo magari essere uno scrittore, ma mi mancavano le basi, forse quelle culturali pesanti, allora io ho recuperato tanto dopo, Perché da ragazzino... Da ragazzino con la scuola non ho avuto un grande rapporto ed è la cosa che vorrei che i miei figli invece... avessero, perché la scuola è molto importante, la scuola è veramente molto importante, forse è l'istituzione che in questo momento soffre più di tutti, sì. perché veramente lì c'è la formazione dei nostri ragazzi e del loro futuro. Io non l'ho amata tanto, ma ho capito di aver commesso forse un piccolo errore, una leggerezza. Allora ho recuperato, ho letto qualsiasi cosa. L'importante è recuperare dopo. I tuoi genitori, quando tu non avevi voglia, no? Non ti applicavi molto nello studio, com'erano? Dei genitori severi, ti sgridavano oppure erano dei genitori permissivi? Vabbè, mio padre Giuseppe, fai quello che vuoi. Sì, cioè... mio padre è molto permissivo, molto tranquillo. Mamma? Mio padre. Papà. Papà si fidava, nel senso che lui capiva che bisognava andare avanti, bisognava andare a frequentare anche un po' la scuola della vita, la strada, lui era per quella visione lì di formazione. Com'era Augusta? Mia madre voleva la scuola, voleva i risultati, aveva ragione, quindi era un po' più precisa, più attenta, ecco. Tutto questo ad Augusta, no? Tutto questo ad Augusta, sì. Tu sei nato. Augusta, nato a Catania ma subito trasferito ad Augusta. Ci torni ogni tanto? Sì, ci torno a trovare dei miei amici carissimi, Emanuele, Salvo, Michele. Il pezzettino di cuore è rimasto lì? Sono loro, sono questi miei amici, Massimo. Il legame? Non sono tanti ma sono... Beh, ci sentiamo. Ci sono. Hai detto sentiamo. Niente? Perché per loro non sono mai cambiato, sono sempre lo stesso, la stessa persona di prima, ci sentiamo spesso, Giovanni, ci frequentiamo, perché adesso li devo nominare tutti, ogni tanto durante l'intervista dico un nome. Allora io mando il filmato Carmelo, che riguarda quel periodo tuo. Di Augusta? No, di Augusta, sì, okay. L'infanzia. Nel frattempo... se te ne sei dimenticato qualcuno esatto, te lo segni e appena finisce il filmato lo nominiamo, perché vai, se no so cavoli tuoi. Vediamo il filmato, Augusta. Esattamente io abitavo nella punta estrema di questa città. Ero un ragazzino sempre molto introverso, molto chiuso, non riuscivo ad esprimere chiaramente i miei sentimenti, la mia voglia di fare, la mia voglia di dire, di raccontare, però dentro c'era chiaro in me un disegno. Io volevo fortemente arrivare a parlare alle persone, a raccontare delle cose. In realtà poi questo è il mio mestiere. Io quando vedo le interviste da casa e vedo gli altri tuoi ospiti che si emozionano, da casa si è più coraggiosi. Io, dai, non piangere, in fondo ti ha fatto una domanda sulla tua vita, perché commuoversi così facilmente. Adesso ho capito perché. Perché qui si crea un'atmosfera, si sentono i tuoi occhi che sono molto, molto curiosi, attenti. Tu quando intervisti guardi negli occhi, non vuoi scrutare solo l'animo umano per fare un programma televisivo, per fare degli ascolti, non lo so. Sento vivamente che tu hai la curiosità veramente dei grandi giornalisti che vogliono sapere, veramente conoscere l'animo umano delle persone che magari si conoscono solo attraverso i film o l'intrattenimento. E quindi sento che c'è qualcosa che trema dentro. Qualcosa di più, quel qualcosa di più, è vero che io sono curiosa, però qualcosa di più piace anche al pubblico che è a casa, no? Scoprire poi qualcosina di più, senza mai esagerare. Io non sono mai troppo invasiva e invadente nelle cose, rispetto sempre la privacy, però mi piace, non so se hai visto prima Giorgio Panariello, no? C'è stata questa sua apertura nella sua vita e l'ho trovato anche molto bello e anche generoso. Da parte sua. Allora è chiaro che poi forse, l'ha detto anche Giorgio, quando si arriva qua, cioè non c'è mai quella curiosità un po' volgarotta, diciamo così. No, assolutamente. Ecco, no, mi piace sempre essere molto... Io non guardo mai i filmati, perché li conosco, li ho già visti, guardo il mio ospite. No, adesso devo andare in pubblicità... Bene, pubblicità. Ti sei ricordato i nomi che hai dimenticato? Sì. Livio. Livio, ciao Livio, poi? Livio, ho detto Michele, l'ho già detto. Ma... Michele, ciao Michele, pubblicità nel frattempo, mandatela pure quando volete. C'è Domenica Il sulla Rai, c'è Domenica Il. C'è Domenica Il. Eccoci qua allora. Beppe Fiorello. Hai salutato tutti gli amici di Augusta? Beh sì, adesso non ti dimenticare nessuno. Li ho contati, 5-6 li ho salutati, abbiamo detto Massimo, ci siamo, dai, ci siamo. Tutti? Più o meno ci sono tutti, ci sono tutti. Allora. Quelli proprio, diciamo... Non c'è una differenza, quelli, però sai che facciamo? Sempre. Noi salutiamo tutta Augusta, assolutamente sì. Tutta Augusta e così siamo a posto. Allora, voglio partire con questo filmato che riguarda te e tuo fratello Rosario. Molto carino, vediamolo. Per tutti noi fratelli, mio fratello Rosario è stato un faro in tutti i sensi. Da un punto di vista artistico, in assoluto. Lui per me è stato un maestro. Per me essere attore voleva dire essere come lui, quindi molto sfrontato, appassionato. Il contrario esatto di te. Contrario esatto di me. E quindi dicevo, non, cioè, dove vai Beppe? È impossibile, bisogna essere così per essere attori. Poi dopo, piano piano, ho capito che essere attori vuol dire anche molto altro, no? Vuol dire introspezione, essere, guardarsi dentro, non per forza tutto fuori. Non è stato facile per te, Beppe, però, no? Ma possiamo anche dire che non è stato, diciamo così, dire non è stato facile è sempre un po' impopolare, perché poi c'è sempre qualcuno che dice ma no, ma, dai, ma voi vorresti dire che essere fratello di o figlio di sia una difficoltà, non sì, lo capirebbero, ma lo non è. Lo capirebbero mai ed è lo giusto. È. Mettiamo che è giusto così. E invece lo è. Li capisco, lo quelli dico che io. Pensano. Lo dici. Sappiano con me. No, lo però li capisco le persone. Perché di dimostrare che varia molto, perché la critica di dire vabbè il fratello è il figlio di sì, sì, è sono, sempre più difficile. Ci sono stati così anni di questa critica, chiamiamola così, ma poi in realtà la cosa che non ci preoccupava era il nostro rapporto, noi andavamo oltre quelle battute, anzi ti dirò che forse ci soffriva un po' più lui, nel senso che sapevano che attaccavano il fratello più piccolo e quindi lì veniva fuori veramente la fratellanza e forse ci soffriva un po' più lui che io, ma tra noi invece c'è sempre stata una grande onestà, una grande, come dire, fiducia reciproca. E riconfermo quelle parole che dissi in quell'intervista a Vincenzo Mollica. È stato uno speciale TG1 indimenticabile, perché Vincenzo mi chiamò e mi disse vorrei fare uno speciale TG1 con te, con me. Guarda, mi ha detto l'ho fatto con pochi attori, forse con nessuno. No, ma con Marcello Mastroianni una volta. E adesso ne vorrei fare uno con te. Ma forse hai sbagliato il numero di telefono, sono Beppe Mollica. Sì, voglio te, voglio fare un racconto della tua vita, la tua terra. Ho detto va bene, dove ci vediamo? Possiamo farlo in studio. Ho detto guarda, io sono in Sicilia, ma ti andrebbe di venire giù? E lui prese un aereo e venne giù. E lo portai in giro con una Vespa del mio amico Emanuele, ecco, in giro per Augusta, Brucoli, e gli raccontai i miei posti, e gli raccontai un po' la mia vita, la mia storia. E poi tu hai preso questo pezzetto. E riconfermo quello che penso di Rosario, che è un grande artista, che mi ha sempre ispirato, che forse non gliel'ho mai detto, ma adesso l'ha sentito da questa intervista, l'aveva già vista sicuramente. Io lo guardavo sul palcoscenico dei villaggi turistici. Quella foto che hai visto prima, io molto adolescente con accanto mio papà, siamo nell'anfiteatro di un villaggio turistico e stiamo guardando lui che fa uno spettacolo, probabilmente, Rosario. Sì, o ha appena finito. E mio padre di lui sempre molto entusiasta. Mio padre di Rosario era proprio il primo grande fan di mio fratello, è sempre stato mio padre, i miei genitori ovviamente, ma mio padre aveva una visione molto chiara, anche perché di Rosario era molto chiaro quello che avrebbe fatto, non c'erano, secondo me non c'erano alternative per Rosario. E di te cosa pensava? Di me aveva più un'idea più poetica, diceva questo è poetico, questo è parla poco ma dentro ha tanto. Perché a me spesso mi dicevano sto piccinino non parla mai, ma perché non parla, è troppo chiuso. In realtà poi alla fine ho scoperto che non ero io troppo timido, ma era tutto quello che c'era intorno a me. Io ho sempre vissuto in una famiglia molto estrosa, molto simpatica, molto canterina, barzellettieri, nonna che era una grande chiacchierona, una zia di mia madre, barzellettiera, imitatrice, faceva le imitazioni dei vicini di casa, quindi siamo nati in una famiglia di artisti di strada, possiamo dire. Però tu avevi il tuo mondo interiore. E quindi io risultavo particolarmente chiuso. Ma avevi un tuo mondo interiore, evidentemente, se tu mi dici io volevo arrivare a parlare. Volevo arrivare, come ho detto, volevo raccontare delle storie, ma poi vedevo Rosario che raccontava comunque delle storie in realtà, faceva delle cose, e poi mi giravo e vedevo un mare di gente, ecco, vedi tutta quella gente dietro? Sì, quello era tutto pubblico dei villaggi turistici di Rosario. Era un bambino proprio, un ragazzino. Io ero un bambino, peraltro questa foto mi emoziona non solo perché sono accanto a mio padre, ma perché quel bambino che vedi è diventato papà di due ragazzi meravigliosi che io amo profondamente. Quel ragazzino lì è identico al mio ragazzino che amo profondamente. Sono veramente come Nicola, ecco, qui sono Nicola. Peraltro lui si chiamava Nicola. Nicola è un gioco di specchi e di emozioni bellissime. Era un bell'uomo papà. Prima di Nicola è arrivata Anita, che è stata la nostra gioia infinita. Senti, io ho una foto segreta che devo far vedere perché mi è stata mandata. Da chi? Oh, guarda, ti dico che... Me l'ha mandata tua moglie stamattina. I tuoi autori meravigliosi. No, no, me l'ha mandata tua moglie stamattina. No, 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 voglio dire una cosa bellissima, perché i tuoi autori sono veramente dei ragazzi, hai una squadra di persone discrete e leali. Sì. Con molti di loro io ho già fatto delle cose. Sono orgogliosa di averli. Sono leali perché non fanno mai le cose d'improvviso, anche quando sono fatte in buona fede o con la voglia di stupire l'ospite. Invece loro chiedono sempre, mi hanno chiesto... Vorresti avere più una foto di papà? Tu hai detto no. Della mamma? Però non mi avevano chiesto nulla della mia famiglia, di questa famiglia. E sono felice... Perché loro sono discreti, io invece hai fatto no. Bene. E ho chiamato Eleonora stamattina. Ne parlo poco e spesso... A me si chiede spesso della mia famiglia di origine. No, questa è la tua famiglia. Ma si chiede poco di questa famiglia meravigliosa. Questo è il compleanno, vero? Importante. Nicola mi ha detto, ah papà, non piangere. Mi ha detto, non piangere. No, scherzava ovviamente. Ha detto, papà, non piangere. Forse mi voleva sfidare, per dire, vediamo se ce la fai a non emozionarti. Ma l'emozione è sempre bella. Loro lo sanno che mi emoziono. Allora, parlami di loro. Eleonora. Eleonora, ecco, quella posizione, quella foto lì, la descrive perfettamente, perché lei sa mettersi... sempre nel posto giusto, non è mai invadente, è travolgente ma non è invadente. Io spesso la rimprovero, le rimprovero di essere troppo travolgente, ci improvvisa sempre tutto, la vita per lei è tutto possibile. Ogni tanto questa cosa è motivo anche di qualche discussione, perché io sono più pacato, voglio riflettere, voglio pensare, voglio capire. Quanti anni sono? E lei mi dice, è finito il tempo. E il mondo è già andato avanti, ha ragione. Quanti anni sono che state insieme? 20. Sbaglio, Ele? 20. 20. 10 di matrimonio, e 10 appena di... diciamo, festeggiati lo scorso 16 ottobre e una decina di fidanzamento, ma poi sono arrivati Anita e Nicola, eravamo ancora fidanzati e poi ci siamo sposati tutti e quattro, tutti insieme. Tutti, bello. Sì. Bello. Eleonora, dicevo, sta lì perché... Lei ama osservare la felicità degli altri, questa è una sua caratteristica, rende felici le persone e ha una caratteristica straordinaria, caratteristica anche professionale, riesce a mettere insieme le persone perfette, funzionano tutti, è incredibile, e poi ha sempre lo schiocco delle dita, insomma per lei il tempo è velocità. Velocità, bisogna andare, non ci si può fermare. E poi è meravigliosa perché, quando torno mi dirà, perché non me lo dici un po' più spesso tutto questo? Ti serve una televisione per dirmi che mi ami? Perché si vede da come ne parli che la ami tanto, basta guardare i tuoi occhi. È un mio grande limite e lei lo sa, in questo momento sa che sto dicendo una profonda verità. Ieri l'ho chiamata mentre sono andato a fare una camminata da solo, sul lungotevere, giù al fiume. Ho scoperto questo posto dove riesco a stare da solo e pensare e anche lavorare, perché scrivo, penso, immagino, preparo lo spettacolo. E l'hai chiamata? E mentre camminavo ho pensato molto a lei ieri. Non era una passeggiata per pensare a uno spettacolo, a un film, a una fiction. Ho pensato molto a lei e l'ho chiamata. Ho detto, hai ragione. Ti dico troppo poco spesso ti amo, faccio un po' fatica a dire questa parola, forse perché... non so la vita, eppure io sono stato un bambino amato, non mi manca, non ci sono dei limiti psicanalitici per dire questa cosa, però sento di avere questo limite. Sto migliorando molto, mi sto impegnando tanto, lo dico poco ma lo sento. Beh, l'hai detto adesso davanti a tutta Italia e non solo, noi siamo anche, grazie a Rai Italia, collegati in tutto il mondo. Però, cioè questa è una roba, Eleonora, tanta roba questa di oggi. No, però guarda, è così, sento questo limite, e vedrò di... Ma questo è molto bello, amore. Senti, vogliamo... Vorrei cambiare, però io devo essere anche un po' me stesso. Vabbè, cioè... ma tu devi... hai tante cose, immagino. No, ti volevo dire una cosa di Anita. Di? Anita. Sì, dei due ragazzi. Dei due ragazzi. Una cosa di Anita, Di Anita direi 100 miliardi di cose, perché è una ragazza dolcissima, è una ragazza profondissima, ha 17 anni... Quindi vive un momento molto delicato, molto particolare, molto bello. Sei un papà geloso? Ma non mi ha ancora dato motivo per esserlo come però potrei esserlo. Controlli? Controllo. Fai bene, molto bene, tutti noi. Controllo. Col maschio? No, dicevo che Anita la osservo molto, in questo periodo in particolare. E Anita credo sia proprio l'espressione... di tutto quello che i ragazzi stanno vivendo in questo momento. Se c'è veramente un'età che sta soffrendo, tutti stiamo soffrendo, gli anziani perché colpiti fisicamente, e poi voglio passare subito agli adolescenti, perché i più piccoli probabilmente stanno vivendo, no? Hanno i piccoli, magari a loro basta la protezione dei genitori, hanno i genitori in casa e sono tranquilli, ma gli adolescenti secondo me stanno vivendo veramente una grande sofferenza. È il momento del primo bacio, del primo amore, dei primi abbracci, e quel momento lì mi fa soffrire. Speriamo che si possa superare. E vedere Anita che deve stare in casa e tutto quanto, è una grande sofferenza. Mi dispiace. Nicola è un grande... Adesso dico una cosa, Nicola, ma non ne approfittare mai di quello che sto dicendo. Nicola è un grande amico. È un grande? Amico. Nicola è un grande amico, anche se sono di quei genitori all'antica che non hanno un rapporto amichevole coi figli. Però Nicola è un grande amico, è un amichetto proprio di quelli che facciamo le cose insieme, guardiamo un film insieme. La partita. Sì, la partita, però a un certo punto lui sa che non dobbiamo essere troppo amici. Scatta il papà. Scatta quella roba antica, proprio, sono antico. Nicola è un amico. Vogliamo parlare un po' del giorno? Vi ama. Meno male che mi avevano detto noi fa domande sulla famiglia che lui non vuole parlaare. Ma dobbiamo parlare della Piccio. Ho mille filmati. No, io non ne parlerei della Piccio. Ho mille filmati da mandare. Andiamo. Beppe Fiorello, grande talento. Inevitabilmente sei uno degli attori più eclettici, più intensi che noi abbiamo. Questa è la verità. E sei davvero molto, molto bravo. Vediamo insieme questo percorso. Mi hanno convocato come giurato popolare al processo contro le Brigate Rosse. Sarajevo. Via. Scusa Giovanni, ma mezza giornata all'aria aperta a noi che ci cambia? Te l'ho detto, Paolo. Io non me la sento proprio. Per dirvi che il colera è una malattia mortale, lo capito o no? Vedi come ti trasformi in questa carrellata di personaggi, proprio si vede... Tanti personaggi, tante cose... Ma ti trasformi, cioè tu diventi il personaggio. Il personaggio, ma questo è il mestiere degli attori, non sono l'unico al mondo, anzi, cioè è proprio... Tutti. È la caratteristica di un attore, deve diventare quel personaggio lì, deve crederci profondamente, deve deve restituire al personaggio. Poi ecco, tutti quelli che hai visto sono personaggi realmente esistiti, non c'è una storia di invenzione di quelli che abbiamo visto. Come quello che parleremo tra poco. Però io adesso voglio far vedere un filmato, ci tengo molto. Io volevo solo ringraziare di tutti quelli che ho visto, non posso dire i nomi di tutti i registi. No, non ci abbiamo manco il tempo. Ma proprio se no torni domenica prossima. Sì. Ringrazio solo i registi. Eh beh, certo, cioè, il mestiere del regista per l'attore è fondamentale. Non... E ho avuto l'onore di incontrarne tanti e importanti. E poi tutti i personaggi straordinari, diciamo questo. Voglio far vedere un momento, qui tu eri in quella serata meravigliosa dedicata a Falcone Borsellino, e c'è un tuo momento meraviglioso, emozionante, commovente, posso dirti veramente da cittadina, bravo, bravo, bravo Beppe Fiorello, vediamolo insieme. Quando è arrivata la scorta, è arrivata l'assenza del mondo. Cammini, vai nei posti, ma non guardi più le cose. Non guardi più le strade, non guardi più il traffico, non guardi più la gente che sorride, le persone che fumano una sigaretta durante una camminata. Non guardi più il mare, una pozzanghera. In pratica non vedi più la vita. All'improvviso la scorta si ferma e tu sei lì dove devi essere e stai lì. Ma il percorso non l'hai visto e non lo vedi più. Puoi guardare solo il cielo. Ma il cielo è sempre lo stesso, non cambia mai. È bello, sì, però non cambia mai, è sempre uguale. Sei protetto dal mondo, ma essere protetti dal mondo vuol dire non vederlo più. E quindi noi abbiamo passato anni della nostra vita cercando attraverso lo spiraglio di due corpi, attraverso il tentativo di alzarci sulle spalle di questi uomini che ci proteggevano, di guardare pezzi di mondo, spicchi di Palermo, pezzetti di vita, e ci siamo riusciti ogni tanto, e poi basta. Poi quando arrivavamo da qualche parte la scorta si apriva per farci vedere che eravamo arrivati, e finalmente anche noi potevamo guardare. Che bello! Questa fu un'idea di Fabio Fazio. Grande momento. Fabio è stato grandissimo. Non c'ero solo io quella sera, c'era Pierfrancesco Favino, c'era Saviano, c'erano altri attori, e ognuno in una posizione diversa della città di Palermo. Occupammo tutta la città di Palermo con i palermitani che non vogliono dimenticare i loro grandi uomini, e fu una serata indimenticabile. Una serata meravigliosa. Fu una serata indimenticabile. Salutiamo Fabio. Fabio, grazie. Ciao Fabio, grazie veramente. Grazie. Allora parliamo della fiction. Sì. Andiamo alla fiction che andrà in onda domani sera. Sono 4 puntate, 4 episodi. 4 lunedì. 4 lunedì. Storia vera. Sì, ogni lunedì è formata da 2 episodi da 50 minuti, quindi è una serata molto carica, corposa. Molto ricca, molto. Vediamo un pezzettino. Poteva essere il giorno più importante della mia vita. Il giorno in cui il mio incubo sarebbe dovuto finalmente finire. Il giorno in cui sarei potuto tornare ad essere un uomo libero. Non vi portate? Perché oggi è il giorno della mia condanna a morte. Da adesso sono un bersaglio visibile a tutti. E non posso più fidarmi di nessuno. Bella, storia bella, vera, una bellissima. Storia importante. Sì. Ce la vuoi raccontare? Abbiamo 2 minuti di tempo. Guarda, cerco di essere rapidissimo. Ci siamo ispirati alla storia di Giovanni Franciosi, che in questo momento so che ci sta guardando. Gianfranco. Sì, Gianfranco. Gianfranco ha passato anni veramente molto, molto delicati, molto particolari. Gianfranco è stato testimone di giustizia, perché ha fatto un gesto veramente grande, di grande impatto, di grande impegno civile. È stato coinvolto in un'operazione di investigazione internazionale, è stato il sequestro più grande degli ultimi 20 anni, un sequestro di droga, di cocaina in particolare, al largo dell'Oceano Atlantico, grazie alla sua collaborazione. Un uomo che si è trovato un po' per caso, un granello di sabbia stritolato da un ingranaggio molto più grande di lui, e non è più potuto tornare indietro, per quanto ogni tanto gliel'ho chiesto. Gianfranco, ma lo rifaresti? Sì, lo rifarei. Ho un suo videomessaggio. Hai un suo videomessaggio? Sono molto felice che Giuseppe Fiorello abbia interpretato la serie televisiva che racconta la storia, la mia storia da infiltrato tra i narcos. Per me è una grande soddisfazione, lo stimo moltissimo e lo ringrazio tanto. Durante le riprese ci sono stati momenti dove mi ha fatto gelare veramente il sangue e mi sono dovuto allontanare dal set, perché è riuscito lui, forse avendomi presente lì, a scardinare tutte quelle cose che tenevo dentro di me da anni. Ecco, lui è riuscito a entrare in quella parte. Lo ringrazierò sempre e lo ringrazia anche la mia famiglia, a cui sta dando un po' di dignità, e ecco quel premio che non è mai stato dato, rendendo pubblica comunque la cosa e facendola nella maniera più veritiera possibile. Bellissime parole per te. Grazie, grazie Gianfranco. Abbiamo pilotato motoscafi da 50 nodi, mi ha lasciato in mezzo al mare. Cioè, proprio a grandi mezzi anche. Guarda, è una produzione grande, è una coproduzione spagnola, Italia-Spagna, Italia Rai 1, e permettimi di ringraziare Tini Andreatta, che non è più con noi, saluto. Ma la ringrazio di cuore, perché si è fidata di me quando insieme al produttore portammo questo libro di Federico Ruffo, bellissimo. E lasciami ringraziare un regista straordinario, e vedrete da lunedì, da domani sera, che immagini spettacolari, posti pazzeschi, un cast spagnolo incredibile. Allora, senti Beppe, domani sera, no? Ci sono 2 episodi per 4 lunedì. Sì. Non dico niente per... No, vuoi dire? No, mi piacerebbe, vediamola, sì. Sarà sicuramente un grande successo. Torni quando sarà finita e ne riparliamo? Assolutamente sì. Se ti fa piacere. Se, con le dovute distanze, vorrei farti conoscere Gianfranco. Ah, vieni con lui! Perché ha una storia da raccontarti. Dai, vieni con lui. Volentieri. Allora, finita la serie, vi aspetto. Lui ci sta guardando, Gianfranco, ti aspetto con Beppe. Grazie Beppe. Tanto. È stato bello rincontrarti dopo tanto tempo. Veramente. A domani sera. Grazie, a domani sera su Rai 1, 21 e 25, e adesso